italiana nel pallone. E allora buongiorno di nuovo, bentornati su Italiana Maiorca, Italiana nel pallone. Oggi celebriamo i 100 anni del Foggia, la data era il 12 maggio, avevamo fatto un appunto già quel giorno, ma oggi abbiamo due protagonisti del Foggia di oggi e di ieri al telefono con noi, e quindi Mario Ciompi, Onofrio Barone, il famoso numero 10 della squadra di Zeman. Buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo qui un po' per festeggiare questa squadra rossonera, i Satanelli, e io lo faccio davvero con tanto entusiasmo perché abbiamo tantissimi ascoltatori pugliesi, di Foggia e comunque del calcio in generale, che hanno amato quella squadra e il ricordo, insomma, ha fatto un po' innamorare tutti gli sportivi. Mario, ci dici qualcosa su quello che è il Foggia oggi e come avete festeggiato questo evento? Beh sì, lo abbiamo festeggiato in maniera un po' più soft, ecco, un basso profilo, un no profile, anche perché insomma la pandemia mondiale ci ha limitato in tutto, certo. Quindi c'è stato soltanto una sorta di taglio della torta simbolico di questi 100 anni, e allo stadio per l'occasione anche il presidente da Cagliari è venuto apposta proprio per essere presente, certo. Con noi, tra noi collaboratori, il capitano che è rimasto a Foggia, il mister, abbiamo fatto questa piccola celebrazione, avevamo organizzato anche un flash mob collino del Foggia e abbiamo avuto anche grande seguito sui social, infatti a breve pubblicheremo questo video collino del Foggia cantato dai tifosi, tagliato. Bello. Quindi nei vari spezzoni, chiaramente è stato low profile, però abbiamo sicuramente, insomma, il centenario dura un anno, quindi ci sarà modo per festeggiare bene e degnamente i 100 anni di storia e di gloria di un club che insomma è nel cuore di tutti e soprattutto dei foggiani, sì, tanti foggiani che vivono fuori, perché poi noi abbiamo tanti tifosi esteri che vivono fuori per lavoro, sono costretti per tanti motivi, e abbiamo un grosso seguito, così come l'anno scorso in Serie B abbiamo dimostrato, dove insomma in ogni trasferta c'era la media di 4-5 mila tifosi del Foggia. Sì, il seguito è incredibile, il seguito di questa squadra è incredibile. Sì, ma infatti i tifosi sono la nostra forza, sono l'arma in più. Poi chiaramente il foggiano che vive fuori da anni all'estero, in Italia, al nord, insomma, al centro Italia, è sempre più appassionato e sempre più legato, perché la vede insomma come una sorta di riabbracciare la propria città, quindi la squadra che rappresenta la città è il Foggia, quindi c'è sempre questo legame indissolubile. Chiaramente tra i vari eventi organizzati c'era anche la partita Foggia Legends, una selezione, quindi tante leggende rossonere sarebbero scese in campo nuovamente allo Zaccheria per affrontare una selezione di attori e cantanti, una cosa che è soltanto rinviata perché comunque ci sarà, non sappiamo ancora quando, ma la faremo perché Foggia lo merita, lo vogliono i tifosi e lo merita chi ha fatto la storia, come Lucio Barone che scenderà in campo con la sua 10 e la fascia di capitano al braccio. Assolutamente, proprio perché abbiamo il numero 10 di quel Foggia che ha fatto innamorare un po' tutta Italia, a me mi ha fatto un po' impazzire perché da tifoso della Fiorentina mi ricordo la prima partita in Serie A l'hanno vinta proprio a Firenze, sì, 2-1. Io, per me è una sofferenza incredibile, però magari mi immagino Barone fu contento. Ci racconti qualche aneddoto di quella squadra fantastica? Ma noi eravamo una squadra pazza, chi ci doveva incontrare insomma non dormiva sonni tranquilli. Potevamo fare delle grandi cose come potevamo fare pochissimo, eravamo una mina vagante, chi ci incontrava aveva il terrore di quanto questa squadra correva, ma era proprio una gioia vedervi giocare. Però io vedevo questo gioco velocissimo, mi ricordo, perché poi anch'io sono stato calciatore, non ai vostri livelli, ma sì. E mi ricordo questo gioco, era un flipper alla fine, la palla girava con una velocità mai vista prima, insomma. Sì, infatti era, noi giocavamo in pratica a memoria, sapevamo un po' già tutti i movimenti e quindi si effettuavamo anche dei passaggi così al buio, perché già sapevamo che in quella zona trovavamo il compagno. Veramente ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo lavorato tantissimo. Assolutamente. Io mi fermo un attimo perché abbiamo un po' di musica da passare e torniamo subito in linea di nuovo con Onofrio Barone e con Mario Ciompi per proseguire questa nostra intervista.
Italiana nel pallone. Italiana nel pallone. Eccoci di nuovo su Italiana Maiorca, Italiana nel pallone. Continuiamo la nostra telefonica speciale per celebrare i 100 anni del Foggia. Parlavamo con Onofrio Barone, ma Onofrio, ci racconti magari qualche aneddoto dello spogliatoio? Cos'era Zeman per voi? Che cosa vi raccontava? Da fuori sembra un uomo taciturno, ma mi raccontano che sì, poi non è infatti, così. Sì, infatti, no? Sì, volevo dire proprio questo. Sì, lui magari all'opinione pubblica era insomma un po' burbero, silenzioso, ma con noi nello spogliatoio, durante l'allenamento, comunque era un divertimento. Assolutamente. Era un divertimento, con noi scherzava, non era sicuramente quello che vedevate nelle interviste post partita, non è quello Zeman. Con noi era diverso, con noi era molto comunque esigente, noi avevamo l'incubo del mister, gli allenamenti erano terribili. E i famosi gradoni, no? Sì, i famosi gradoni, i famosi chilometri, insomma, una preparazione insomma massacrante, pesante, però la facevamo. Perché tanto o la facevi o la facevi. Però vi rendeva anche poi una squadra che andava al doppio. Sì. Però poi diciamo che i risultati si vedevano, perché la domenica andavamo il doppio degli altri. Assolutamente. Quindi, mi ricordo un anno avete sfiorato praticamente la zona UEFA per un niente, no? Sì. L'anno di A, sì, siamo arrivati a pochi punti appunto dalla qualificazione alla UEFA. Un campionato che ci vedeva all'inizio per molti già retrocessi, invece poi con l'inizio e andando avanti col campionato, insomma, molti si sono ricreduti su di noi e su questa squadra. Assolutamente, perché poi c'eri tu, c'era Rambaudi, c'era... Davanti avevamo Signori, Baiano, Rambaudi, centrocampo io con Scialimov e Picasso. Che eravate sconosciuti dietro. Ai più all'inizio, però avete fatto un boom incredibile. All'inizio fai conto che era il primo anno di A per tutti, forse tranne gli stranieri che sono arrivati, Petrescu, Scialimov e Colli. Certo. Però tutti gli altri eravamo esordienti in A. Ricordo proprio, ce l'ho vivo, il ricordo, l'esordio nostro, perché poi insomma fecero il calendario, le prime tre partite sono state Inter fuori casa, Juve in casa e Fiorentina fuori, quindi tutti ci davano già morti, 0 punti, 3 partite, e invece andammo a Milano e insomma portammo a casa un punto, l'1-1, vincevamo addirittura 1-0, poi loro pareggiarono verso la fine con Mateus, poi giocammo in casa e perdemmo con la Juve 1-0 immeritatamente, gol di Schillaci fuori gioco almeno di una decina di metri, e poi venimmo, e tu te lo ricordi, venimmo a Firenze. Sì, e poi mi avete fatto male a me. Io ho un'ultima domanda per tutte e due, perché purtroppo i tempi ci costringono. Io vorrei sapere da tutte e due qual è la vostra partita dei 100 anni del Foggia, quella è portata nel cuore. Prima Mario, poi Onofrio. Beh, io diciamo che a settembre faccio 40 anni, quindi non posso ricordarmi le partite storiche. Sicuramente mi hanno parlato di Foggia Inter 3-2, quella che insomma fu battezzata in un certo senso da Padre Pio, quando l'Inter invincibile di Elenio Herrera venne a Foggia, Padre Pio, andarono a San Giovanni, visitare Padre Pio, disse: oggi perdete a Foggia ma vincerete lo scudetto, e fu così, perché mamma quell'anno mia, l'Inter perse 3-2 a Foggia. Si parla del gennaio del 65, giusto qui? Esatto, diciamo che quella è storica, però diciamo che nel mio cuore ce ne sono due. L'esordio, diciamo, la prima in Serie A vista da me, certo. Quindi Inter Foggia 1-1 con Nuccio, la Sacona conosce bene, Inter Foggia 1-1 che insomma segnò Ciccio Baiano il gol per il Foggia, poi pareggio per l'Inter Ciocci, grande Ciccio Baiano. Ah no, non Mateus, no, Ciocci. No, Massimo Ciocci. C'era Mateus che fece insomma tanta roba.
E poi Napoli e Napoli Foggia 3-3, bellissima partita, memorabile, bellissima. Proprio da portare a Coverciano. Uscimmo dal San Paolo tra gli applausi di tutto il San Paolo. Incredibile, però, incredibile. Io ero lì a San Paolo e posso confermare ciò che dice Nuccio. Finì 3-3, una partita di uno spettacolo unico. Cioè, noi oggi parliamo di Guardiola, eccetera, ma ragazzi, quel Napoli-Foggia con partita terminata, bellissimo. Applausi scroscianti a fine partita, la gente non se ne voleva andare. Bellissimo. E per te invece, Onofrio, qual è la partita che ti porti dentro? Ma io una che ricordo, insomma, mi è rimasta nel cuore perché poi è stata, insomma, la partita decisiva per la promozione e per il ritorno del Foggia di nuovo in B dopo tantissimi anni. È stata l'ultima qui, campo neutro a Trapani contro bellissima. Il Palermo, la squadra della mia città, dove la partita che in pratica era l'ultima di campionato, noi passava anche il pareggio per andare su, la partita finì 1-1 e segnai anch'io, quindi gol bellissimo. E allora io dico forte forte forza Foggia, complimenti per questi 100 anni perché sono un traguardo straordinario. Ringrazio Mario Ciompi, responsabile delle comunicazioni del Foggia, e Onofrio Barone, che veramente col cuore ringrazio per averci dato la sua voce qui su Italiana Maiorca, Italiana nel pallone, e lo faranno tutti i tifosi del Foggia e anche quelli del calcio in generale, perché è stato davvero davvero un grande piacere avervi con noi, ragazzi. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi per l'opportunità. Buona giornata. È un piacere. Ciao. Italiana nel pallone.